Domani si gioca la 37 giornata del campionato di Serie C. La Pistoiesa è impegnata in Sardegna contro l'Arzachena. Due squadre che hanno più niente da chiedere a questo campionato, già salve da diverse settimane. Allora, questi tre punti in palio, che importanza hanno? Come tutte le altre partite, è vero, l'obiettivo per entrambi è già stato raggiunto. È però l'ho sempre detto: eh, finché ci sono partite ufficiali, finché il campionato non finisce, ti devi comportare tale, tale da professionista. Vale per il sottoscritto, vale per i miei collaboratori, ma soprattutto anche per i giocatori. Quindi cercheremo di fare una buona gara, cercheremo di portare via un, un risultato positivo. E, e quindi e questo è, è quello che, che faremo. Ma eh, sarà da qua fino alla fine. Poi, una volta finito il campionato, come tutte le cose, eh, giusto così: si tireranno le somme eh, e lì finirà veramente. Ma, non, non ci sono dubbi che dobbiamo, dobbiamo fare due partite bene in una certa maniera, anche perché vogliamo cercare di fare più punti possibili per cercare di avere sempre se, se ce ne se permette un po' la classifica migliorarla. Allora parliamo di formazione, ci sarà qualche novità? Sappiamo lo squalificato Vitiello, rientra Peterman per gli altri. Sì, ormai da due o tre settimane ci portiamo dietro qualche acciacco, qualcuno si è anche, si è anche aggiunto, ma questo è normale, l'ho detto già in, in un'altra conferenza, eh, della, due o due settimane fa lo ribadisco, è normale per tutte le squadre quando arriva a giocare 30 e passa partite qualcuno si porta dietro qualche infortunio più o meno grave, quindi vale anche per noi, due o tre acciacchi, le è lo squalificato, quindi vedremo di, di mettere come al solito la miglior formazione in campo. Eh, questo sarà, sarà un po' anche per quello che riguarda la partita di domani. Per Antonino Asta questi, finire bene questo campionato cosa significherebbe? Ma guarda, per me significa tantissimo perché, comunque, eh, ma non solo per Antonino Asta, io ho parlato con i ragazzi, vale anche per loro: siamo dei professionisti e eh, indipendentemente dal risultato raggiunto del, dell'obiettivo ti devi comportare da tale. Quindi, io non posso pensare di, di, di non lavorare in prospettiva che è la partita che verrà, che è successiva, che è questa e poi la fine, quella con l'Arezzo. Quindi, è importante per me da professionisti. Eh, poi, Oltretutto con tanti alti e bassi, insomma, anche con la squadra abbiamo parlato, mi farebbe piacere finire con, con un paio di risultati positivi. Eh, è un ritornello che, eh, che, che di nuovo si ripete, abbiamo perso parecchie partite quest'anno, non c'è dubbio, pareggiate, ma anche vinte, tu, tutto, tutto sommato, e, 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 e quelle perse giocando sempre in una certa maniera. Ecco. Eh, vorrei che, che la squadra giocasse come ha sempre fatto, o cercando di proporre calcio, cercando di creare molto eh, e far sì, come dicevo in precedenza, di portare a casa almeno un risultato positivo.